Allora, io sono Claudia e sono la moglie di Gianni, l'autore del libro. Gianni è un malato di Alzheimer. Quando la diagnosi ci è stata confermata, anche se qualche sospetto già c'era, il mondo ci è crollato addosso. Per un po' siamo rimasti in silenzio, ognuno perso nei propri pensieri. E adesso cosa facciamo? Poi abbiamo reagito e ci siamo detti, le cure esistono anche se al momento non sono risolutive. Abbiamo dei bravi medici che ci seguono e poi c'è la ricerca. Dobbiamo avere fiducia nella ricerca, non perdere interesse nella vita e cercare di convivere con la malattia nel miglior modo possibile. Direi che questa è stata la nostra parola d'ordine, convivere con la malattia nel miglior modo possibile. Questo abbiamo cercato di fare in questi anni e credo in parte ci siamo riusciti. Gianni si è creato un nuovo interesse, oltre a quelli che già aveva, quello dello scrivere. Nato come semplice esercizio per non perdere la manualità e l'uso della scrittura, si è poi trasformato in un vero e proprio allenamento per ricordare. Con un quaderno davanti e un libro in mano, ha scavato nel suo passato. E a poco sono affiorati i ricordi che credeva di avere perso. Li ha fermati sulla carta e ora sono lì a testimoniare del suo vissuto e nessuno glieli potrà mai sottrarre. Questo esercizio o allenamento che Dio si voglia, oltre a permettergli di ricordare e di non perdere l'uso della scrittura, gli ha dato sollievo e serenità. È stato come un balsamo che ha alleviato le sue ansie e le sue paure. Io non so se questo metodo ha o non ha una base scientifica, ma a lui è servito in questa fase della malattia e questo mi basta. Non è stato sempre facile. Ci sono stati dei momenti in cui ha prevalso lo sconforto e pensava di non poter continuare perché i pensieri erano troppo aggrovigliati e ingarbugliati e non riusciva a trasferirli in modo ordinato sulla carta. Altre volte era l'abiro che si impuntava e la mano scorreva troppo lenta e non riusciva a seguire il corso dei pensieri. Allora le frasi si interrompevano, le parole erano incomplete e a volte non si riusciva più a capire cosa aveva scritto. Allora lui strappava il foglio e con testardaggine ricominciava. E così, sera dopo sera, parola dopo parola, frase dopo frase, nato un racconto. Il racconto della sua vita, dai ricordi più lontani di quando era bambino fino ai giorni nostri, ai giorni della malattia. Io non voglio dare giudizi sul libro perché sarebbero troppo di parte, posso solo dire che è un libro vero e sincero e spero che piacerà a quanti di voi vorranno leggerlo. Penso in ogni caso che Gianni si meriti un applauso perché a 70 anni ha osato sfidare la malattia. E noi non sappiamo che cosa ci riserverà il futuro, ma per il momento è lui il vincitore, perché è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, raccontarsi per non dimenticare. E vorrei terminare con una frase che ho visto scritto su una lavagnetta esposta in un negozio in un paese vicino al mio. È una frase di Benjamin Franklin e dice: scrivi qualcosa che valga la pena di essere letto. O fai qualcosa che valga la pena di essere scritto. Nel caso di Gianni, penso sia valsa la pena. Mi sono chiesto come cominciare questa chiacchierata e mi sono chiesto devo parlare o devo scrivere o devo leggere? E allora a questo punto la prima cosa ho scritto. Sono qui, sono un uomo che ha un passato come tutti noi in fondo. Ognuno di noi ha dei ricordi, ricordi belli o meno belli, ricordi vicini oppure lontani, ma sono tutti dentro di noi e li coltiviamo. Il ricordare
fa parte della natura dell'uomo. Viviamo ricordando quando si era bambini, ricordando la gioventù e poi i primi amori e gli anni della maturità e dei capelli bianchi. È qui che a volte arriva l'imprevisto, quando ti accorgi che dimentichi troppe cose. È lì che si nasconde il tuo nemico. Lo fa facendoti incespicare nelle parole, nel dimenticare dove hai posato un oggetto e nel dimenticare i nomi di troppe persone a te vicine. Una delle cose che più mettono in imbarazzo sono i farfugliamenti nelle parole. Ed è così che scatta a volte la molla di mettersi in disparte. Molti di questi fenomeni sono innocui e fanno parte dell'avanzare dell'età, ma nel mio caso purtroppo non è stato così. Quei vuoti di memoria tipici dell'età avanzata nascondevano qualcosa di più serio, una prima diagnosi di decadimento cognitivo che poi evolve in tempi più o meno lunghi. Oggi so che la malattia c'è, che la malattia è qui vicino a me. Sono consapevole di questo stadio della malattia, ma ho bisogno di appoggi. È Claudia il mio sostegno, così come lo è anche mio figlio Stefano, che tuttavia mi è vicino solo saltuariamente, in quanto il suo lavoro lo tiene lontano da casa per lunghi periodi. Aspetto sempre che Stefano arrivi a casa dopo aver finito il suo lavoro nelle navi a crociera. Quando arriva a casa posso godere anche della sua presenza. Combatto la malattia per lunghi periodi. No, combatto la malattia non nascondendo. Ne parlo con tutte le persone di mia conoscenza. È importante stare tra la gente e non vergognarsi. Credo che questa sia la strada giusta. Passeggiare mi fa stare bene. Non mi sono mai perso casa mia, perché casa mia non è una metropoli dove tutti corrono e la fretta è padrona e ti dà ansietà. Tutti mi conoscono nel mio paese. Se qualche volta non saluto qualcuno, non è perché sono maleducato, ma perché sono un peso di testa e mi dimentico i nomi delle persone e i volti. Scambiare una persona per un'altra è una costante. È l'Alzheimer che comanda, e non io. Ho cominciato a scrivere un esercizio. Poi lo scrivere si è trasformato in un racconto autobiografico, nato quindi un po' per caso
e poi nel suo svolgersi è diventato uno strumento che mi ha dato sollievo e serenità. Questa autobiografia, lo scrivere e il raccontare è stata per me una difesa che ha allentato la morsa della malattia. Il mio libro è un racconto che si srotola lungo tutto il corso della mia vita. Ma la sfida più importante è quella finale, quella di adesso. La terapia che mi sono imposto è quella che troverete nelle pagine del libro. Mi auguro che il libro vi possa piacere. Sarà bello, sarà brutto, non so. Valuterete voi. Nel 1966 va a Milano perché inizia un po' l'attività di fotografo e poi ha anche contatto col movimento studentesco perché alcuni suoi coinquilini erano degli studenti e quindi comincia ad avere contatti con l'avanguardia operaia, con le idee di Mario Capanna, a rendersi conto dei movimenti operai, tanto che poi dopo entra, quando va a Milano, entra anche come operaio agli Innocenti e da lì ha tutta un'attività, un'escalation come attività di sindacalista all'interno della CISL, prima all'interno degli Innocenti e poi anche come rappresentante provinciale e anche regionale, quindi fa un'attività proprio di politica e sociale nel territorio. Poi nel 1975 assiste a tutte le purtroppo problematiche che riguardano anche gli anni di piombo, la strategia della tensione, come tutti noi d'altronde, quindi dal dopoguerra fino alle occupazioni, fino al comizio di Luciano Lama, e lì in realtà finisce un po' la prima parte del libro. Una seconda parte dal 1980 in poi, in cui lui parla della sua attività proprio come sindacalista CISL, e la terza parte del libro riguarda dal momento in cui va in pensione e con la moglie praticamente da Milano si trasferisce restaurando una casa di famiglia, no? dei genitori della moglie Torricella nell'Oltrepò Pavese. E qui scopre un altro modo di relazionarsi, no? Perché rispetto ad una grande città come Milano, più caotica, più con frequentazioni diciamo più coinvolgenti da un lato, però Torricella in realtà privilegia le relazioni forse più importanti e più interpersonali, e sono proprio queste relazioni di cui adesso vi parlava Gianni che lo aiutano sempre di più a vivere in modo per quanto possibile più consapevole questa ulteriore fase della sua malattia, però in un modo così di non vergognarsi, no? Neppure di quello che è, portare avanti la consapevolezza e insieme chiaramente a delle associazioni, no? Come poi si vedrà con le associazioni e soprattutto con l'aiuto anche della moglie, quindi, e dei suoi familiari. Quindi questo è un libro molto coraggioso e infatti anche Nicole, che è l'editrice, Nicole Carmignani, magari voleva parlare, dire due parole. A tutti, appunto, grazie di essere qui e grazie soprattutto a Gianni di essere venuto, insomma, fino alla zona di Pisa, che insomma è un bel viaggio. Grazie a voi. E questo libro appunto è un libro di lotta, un libro di lotta all'Alzheimer, un libro di lotta in generale per la vita che ha fatto Gianni, quindi siamo stati ben lieti di poterlo pubblicare. È un libro che ha un interesse
secondo me, appunto, da un punto di vista editoriale, ora io dico cose che forse sono già state un po' accennate, però dal punto di vista appunto editoriale, quello che volevo sottolineare è l'importanza di determinate biografie, non solo, come abbiamo detto, già a titolo terapeutico, comunque a titolo anche di riflessione personale su ciò che è stato fatto a un certo punto della vita, ma proprio anche per rendere partecipi gli altri e le altre su le cose che della nostra storia che si sono intrecciate con la grande storia, per non dimenticare, ma non lo dico come frase fatta, ma perché la memoria è realmente l'unica arma che abbiamo contro l'indifferenza e contro tutto ciò che è una sorta di trasformismo storico che purtroppo viene operato da tanti anni a questa parte, e invece è necessario riportare, ripristinare un pochino e tornare alla realtà delle cose proprio attraverso i ricordi diretti delle persone. Quindi ciò che Gianni ha fatto ha un'importanza anche per tutti noi come, diciamo, bagaglio di ciò che è nostro, e quindi non solo suo in quanto vissuto, ma nostro in quanto vissuto della nostra nazione, della nostra storia recente. E pertanto questo libro oggi è qui e sarà anche poi prossimamente anche probabilmente ne parleremo anche ad Anghiari, come sapete, dove c'è l'Università dell'Autobiografia, dove ci sono degli archivi che raccolgono le biografie degli italiani, e quindi senz'altro è un libro appunto che è una pedina importante. Io come editrice sono stata onorata di pubblicare, quindi spero che poi è anche corredato da delle belle foto, perché Gianni appunto è anche un esperto fotografo, quindi senz'altro ci sarà del materiale che non solo scrittura ma anche la parte visiva è ben curata, pertanto ecco, sono lieta di tutto questo e che possa essere anche diffuso e quindi pubblicato, cioè reso pubblico anche per tutti voi. Grazie. Buonasera a tutti, solo due parole di presentazione. Sono Anna Canova e sono una psicologa psicoterapeuta, mi occupo di diverse cose e tra queste anche di condurre dei gruppi di automutuo aiuto con i caregiver, intendendo come caregiver i caregiver informali, cioè i familiari che si occupano di seguire e sostenere la persona che ne ha necessità. Ora, io vorrei iniziare leggendovi un'introduzione di Lucio Demetrio, che sicuramente qualcuno di voi conoscerà. Prima è stata nominata appunto dalla referente della casa editrice Nicole Anghiari, e io in tal senso vorrei proprio aggiungere che Lucio Demetrio, che è un pedagogista e si occupa in particolar modo di memoria e in particolare del mantenimento della memoria attraverso l'utilizzo della scrittura, in particolare quindi dell'autobiografia narrativa, ha fondato, voluto fondare proprio una università della memoria proprio ad Anghiari, che è un borgo meraviglioso che si trova in provincia di Arezzo. E in uno dei suoi libri, lui, che si intitola Raccontarsi, lui inizia dicendo così: c'è un momento nel corso della nostra vita in cui si sente il bisogno di raccontarsi in modo diverso dal solito. Capita a tutti, prima o poi, da quando forse la scrittura si è assunta il compito di raccontare in prima persona quanto si è vissuto e di resistere all'oblio della memoria. Raccontare di sé, della propria vita, dei propri ricordi, dei successi e delle sconfitte, dei sentimenti, delle paure, degli amici e degli amori. L'autobiografia è uno sforzo di attenzione, cura di sé, che collega parti differenti della nostra vita, fornendo un repertorio di modi di essere di sé nel tempo e nello spazio, e un senso del proprio posto nel mondo, secondo una prospettiva di continua costruzione e ricostruzione della propria immagine identitaria. Poi mi piace molto quest'ultima frase: è trovare una stanza tutta nostra in cui far emergere dallo sfondo indistinto cose, fatti, sensazioni, figure.
Quindi la narrazione e l'autobiografia scritta in questo caso non soltanto in situazioni di malattia, in situazioni di necessità, ma la narrazione e l'autobiografia scritta sempre come uno strumento che ci accompagna, uno strumento che ci aiuta a ritrovare dentro di noi quelle parti appunto che ci permettono anche, se vogliamo, di costruire e ricostruire la nostra identità, a maggior ragione in situazioni in cui magari possiamo attraversare un momento di difficoltà, un momento di crisi. Quindi una narrazione che è una narrazione emotiva. E mi sento di dire, ora io ho scritto tante cose, mi farebbe anche piacere leggere qualcosa del libro, se me lo permettete, però in realtà sto un pochino a braccio, no? Nel senso, mi rendo conto che anche Gianni utilizza la scrittura anche facendo emergere le sue emozioni. Nel senso, non è un mero racconto o una mera descrizione, soprattutto nella prima parte dove appunto ci sono, no, anche spiegate tutte le sue vicissitudini, tutti i passaggi che lui ha fatto, per cui ha fatto diversi lavori, è vissuto in varie zone, ma tutto questo non è meramente raccontato, è accompagnato da uno sforzo di trasmettere a noi le emozioni che accompagnano ogni cambiamento. E cambiamento che è importante, perché un cambiamento implica anche un sapersi adattare al cambiamento. E quindi costruirsi e ricostruirsi. Quindi ora mi viene in mente, possiamo introdurre anche una parola che è la parola resilienza. Io non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, è una parola che viene forse anche un po' inflazionata, no? Però ha un significato ben preciso, è utilizzata soprattutto in metallurgia e significa, praticamente la capacità che ha, no, un metallo di adattarsi, di trasformarsi a seconda del tipo anche di utilizzo che se ne vuole fare. E noi addetti ai lavori, diciamo così, abbiamo un po' mutuato il termine per indicare la capacità che ha o che dovrebbe costruire ogni persona di affrontare le situazioni della vita. Quindi essere resiliente vuol dire essere capace di fare in modo che, se ci troviamo di fronte a una situazione critica, noi piano piano riusciamo a trovare dentro di noi quelle capacità di coping, si dice, di fronteggiamento, che ci permettono di poter accedere alle parti buone nostre e a rinascere, come, no? Ripartire, utilizzare anche la difficoltà per poter procedere, andare avanti. Io quindi direi che Gianni nel suo libro ci trasmette un esempio di vita resiliente, oserei dire. Cioè lui si è trovato in tante situazioni, mi viene in mente, scusate, io ho segnato un po' di cose, non so quanto riuscirò a leggere, però mi viene in mente già dalle prime pagine, no? Io leggo Allora, quando nacqui a Forlì, frazione San Martino in strada, si era di gennaio del 43, si era ai tempi della guerra, quindi, voglio dire, lui nasce già in un contesto particolare, i suoi genitori sicuramente avevano visto cose che noi fortunatamente, ora forse qualcuno di voi ci sarà passato, però non ci è dato fortunatamente di vivere in prima linea, anche se ce ne sono altre per le quali dobbiamo sicuramente imparare ad essere resilienti. E si è trovato quindi probabilmente anche a sentire, ad ascoltare i racconti poi, no? Dei genitori, oppure un pochino più grandicello anche a vivere determinate situazioni. Ad esempio è molto bello il racconto di quando accompagna il fratello Gigino e dice: ricordo che mio fratello Gigino aveva incarichi saltuari di ripristino e pulizia delle strade per conto dell'ANAS,
Mia sorella Lidia faceva la sarta, cercando di raggranellare qualcosa. Mia madre andava a fare le pulizie nelle case di alcune famiglie. Ricordo in modo particolare i lavori di sistemazione e ripristino delle strade. Ricordo tutto questo perché mio fratello mi portava con sé quando andava al lavoro lungo le strade da risistemare. Non ero un bambino abbandonato. Mio fratello usava il motocarro con sugli attrezzi, si mangiava sotto un albero e si ripartiva. Erano lavori minori di ripristino, ma dopo la guerra si lavorava con i mezzi che c'erano. Però quei mezzi erano forse migliori di quelli di oggi, perché le pulizie erano fatte con i badili, l'erba rimossa con i falcetti, il fondo dei fossi sempre puliti per far scorrere l'acqua e i detriti. I fossi erano tenuti puliti proprio perché c'era la presenza manuale di un uomo. Il fatto in sé potrebbe sembrare poco importante, ma è come, cioè, l'emozione che ci trasmette, la cura con cui il fratello svolge il lavoro. E poi Gianni ci spiega: questo ci permetteva già da bambini di avere cura del territorio, di capire il significato. Poi è anche nelle piccole cose che si riconosceva la civiltà di un popolo, e quel bambino che io ero, guardando mio fratello maggiore, imparava come e perché si doveva tutelare il territorio. Imparava ad essere resiliente comunque, imparava a accettare la situazione che c'era in quel momento e a farla, e comunque a trarne degli aspetti positivi, a costruire qualcosa. Poi ci sono anche momenti, diciamo, più di festa, di divertimento. La gente era povera, ma intanto non c'era più la guerra. Alla domenica gli uomini andavano dal barbiere, situato nella piazza, che poi in realtà era un piazzale in terra battuta. Si era poveri, ma non ci si sentiva poveri. Il sentirsi, come uno si sente. La condizione sociale era praticamente simile in tutte le famiglie. Io ero un bambino felice. No? Nel senso, ero felice comunque di quello che c'era. Perché si partiva da un'accettazione, si partiva dall'accettare quello che c'era. Anche nella difficoltà, comunque, dovevo cercare di farla diventare una risorsa. Questa è resilienza. Il proprio tempo non è solo la grande storia documentata dagli storici di professione. Noi abbiamo bisogno degli storici, ma credo che ci sia anche bisogno di un altro modo di raccontare gli avvenimenti guardando attorno a noi. Poi, allora, ci sono anche, io poi ora non vorrei nemmeno dilungarvi e togliere il tempo ai colleghi, alle persone che vogliono intervenire. Però ecco, dico questo per far mettere in evidenza appunto come sia stato importante anche, come diceva prima Gianni, come hanno ribadito anche gli altri, utilizzare sempre la scrittura come uno strumento che permetta per l'appunto di poter fermare la memoria, sì, ma anche poter aiutare a fare in modo che quello che sono stati anche sui passaggi di vita, in particolare diciamo la parte che riguarda anche poi la scoperta e la consapevolezza, no? La piena consapevolezza della malattia, potessero essere continuamente elaborati anche attraverso l'utilizzo di questo strumento. Ora io vi vorrei soltanto leggere qualche cosa in fondo al libro dove parla della resilienza più in un contesto appunto della malattia e anche di come Gianni desidera, no, anche raccontare della sua malattia facendo in modo che la malattia diventi un po' una malattia sociale, nel senso che non sia un qualcosa che mi fa piombare in una situazione di solitudine, ma anzi un qualcosa di condivisibile, perché dalla condivisione io posso ulteriormente trovare degli strumenti per poter andare avanti.
Allora, due cose, sole e poi un minuto. Ho deciso comunque che non devo occultare questo mio problema nei rapporti esterni. Ne parlo tranquillamente con i conoscenti, perché sono convinto che sarebbe sbagliato nascondere questo mio problema. Ho inoltre la fortuna di abitare in un piccolo paese di un migliaio di abitanti qual è Torricella. Ora, io Torricella Verzate non la conosco, però credo di poter un pochino, non mi permetterei di più capire, no, come sono questi posti, perché io ho un vago ricordo dell'infanzia, io sono di origini piemontesi, quando con un cugino che aveva appunto una cartolibreria andavamo proprio nelle zone dell'Oltrepò pavese, infatti quando ho letto Proni e questi paesi mi è venuto in mente proprio perché lui si riforniva di materiale e allora mi ricordo che mi portava con sé, e allora si diceva si va, questa volta si va nell'Oltrepò pavese. E quindi ho un po', credo di capire un pochino anche le dimensioni di questi posti. Ci si conosce un po' tutti, io non nascondo i miei problemi, anzi trovo altri che li condividono. Chi soffre della malattia di Alzheimer ha nelle città pericoli maggiori di perdere l'orientamento. Quindi anche la necessità di trovare poi una dimensione più raccolta, quasi un contenitore che ci permetta di poter ritrovarsi e poter gestire meglio la fragilità. È bello perché emerge anche l'aspetto della fragilità, un altro aspetto della malattia è la fragilità, però determinata dal fatto di non essere più autonomo in vari aspetti della vita. Però ecco, io in questo senso vorrei invece un pochino rovesciare il significato di questa parola, fragilità. E rifacendomi, vedo che su questo tavolo ci sono diversi libri, in particolare c'è un testo di Eugenio Borgna che sicuramente lo conoscerete, è uno psichiatra, lui è stato ordinario dell'ospedale Maggiore di Novara, si è occupato squisitamente di malattia mentale, però in realtà lui insomma ha una cultura immensa, per cui parla spesso di, ha scritto molto anche sulla fragilità in generale, dandogli anche un'accezione positiva. Lui dice molto peggio della malattia è appunto il tumore dell'indifferenza. Lui vuole, volutamente utilizza questo termine molto forte, no? Cioè il fatto che gli altri, no, non vogliono vedere, non vogliono sapere e quindi siano indifferenti. La persona fragile, invece, alla persona fragile non potrà mai succedere questo, proprio perché ci passa attraverso e quindi non potrà mai cadere nell'apatia. E quindi voglio dare una connotazione positiva a questo termine. Ora concludo proprio vorrei leggere proprio due righe che secondo me riassumono tutto quello che c'è nel libro, dalla resilienza alle emozioni, all'accettazione, tutto, alla fragilità, e sono rivolte anche sia a Giorgio, che sono scritte da lui, che al caregiver, che è a sua moglie, no? Allora, sono due righe. Claudia è qui vicino a me, con la gatta Trinity. Nel prato fioriscono le prime viole. Adesso ci sarà l'intervento. Io devo applaudire anch'io. Perché l'emozione è quella che ha detto. Commenta. Devo dire che non so. A volte mi chiedo se non ci sia tra noi un filo conduttore che da quando ho cominciato a scrivere questo libro arriva fino adesso, non so, un filo conduttore misterioso, sarà un caso, eppure a volte mi chiedo perché, come mai sono arrivato qui, assieme a voi, in questo posto, in questa città. Mi viene in mente quando proprio ai primi anni
nella mia vita, quando ero un ragazzo che stava andando a fare il militare. Ricordo che sarà una cosa così banale, ma la dico lo stesso. E arriva il momento della leva. A Forlì mi chiamano e perché dovevo andare al servizio di leva. Io un po' bullotto dicevo: dov'è che mi mandate? E l'ufficiale che era lì diceva: non ti devi pressare a te, siamo noi che diciamo dove vogliamo mandare. E questo lo dico perché io mi sono un po' colpito e cercai, come si fa da ragazzi, di interloquire dicendo: i ragazzi di quel periodo della Romagna andavano tutti a fare gli alpini. Io ebbi così sfacciataggine di dire: ma a me andare a fare l'alpino non mi piaceva. Non c'è qualche cos'altro. E questo ufficiale mi disse: aspermi, questo signorotto non gli va bene quello che dovrebbe andare. Va bene, allora facciamo una cosa. Poiché mi dici che non ti piace andare negli alpini perché si fa troppa fatica negli alpini, facciamo così, vi faccio andare nei paracadutisti. E così il ragazzo che per non voler fare l'alpino si ritrovò a fare il paracadutista alpino. Ma prima di andare a fare il paracadutista alpino dovevo fare delle prove, e le prove dove si dovevano fare? Si facevano nella caserma di Pisa, e quindi siamo arrivati a Pisa. Ecco, e quindi da Pisa, a questo punto, a Pisa dovevo rimanere. Beh, intanto devo dire che a questo punto ho cominciato a conoscere Pisa, ho cominciato ad apprezzare questa città, mi piaceva questa città, mi piaceva le serate sul lungo Arno e ovviamente tutti i monumenti della città come Pisa. E un po' sono diventato pisano. È strano come nella vita si possono fare, situazioni così. Ma tuttavia mi trovai lì e a questo punto non potevo sfuggire dal fatto che qui mi preparavano il terreno per andare a fare il paracadutista. E a questo punto cosa succede? Devo andare all'aeroporto con tutta la flotta di paracadutisti in prova e si va all'aeroporto di Pisa. Cosa? Sì. All'aeroporto di Pisa si arriva lì e si va su, l'aereo si alza, tutti i ragazzi in fila dentro all'aereo, si vola, portelloni aperti, uno dopo l'altro, con l'ufficiale che
dal portellone dice a tutti quelli che passano: via, 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 arriva il mio posto, sono davanti al vuoto e poi mi trovo fuori, nel silenzio assoluto, totale. Di sotto c'è tutta la città di Pisa. Cos'è questo filo conduttore? Dovevo finire a Pisa, chissà perché, chissà come. Ecco, finisco dicendo, eppure, perché quest'altro che mi viene sempre in mente, sono sull'aereo e in quel momento sono per aria. Ci sono tutti i paracaduti che girano nell'aria e io lì, appeso al paracadute, sento una voce: Zanotti! Zanotti! Io non potevo, Zanotti! Ma cosa? Tu silenzio, tutti questi paracaduti, io del paracadute e io sento questo Zanotti. È Dio! Ad un certo punto alzo la testa, cosa vedo? Nel foro apicale, si chiama così, del paracadute, in quel foro c'è la testa di un ragazzo che continuava a dire Zanotti, Zanotti, quando vedo questo non so cosa fare. Per istinto appeso questo paracadute, schiaccio in diagonale il paracadute, si muove e scende e cade in quel momento lì, sotto di me quel paracadute si apre miracolosamente. Poteva essere il dramma, e invece quella cosa andò a finire bene. A quel punto tutto finisce bene, si arriva a terra vuol dire arrivare in buone condizioni, i frati diciamo sono lì, e a questo punto sono nei prati di San Rossore e questa è l'avventura. Ma c'è una cosa veramente assurda in tutto questo, ma però non so se sia così assurda. So comunque, ecco, questa cosa molto e poi chiudo. In effetti io questo ragazzo lo conoscevo, ma lo conoscevo, poi ci siamo dispersi tutti, ma quel ragazzo, quella persona, non ho mai perso il nome di quella persona. È stato un attimo vedere questo ragazzo, però in questo attimo io ho introiettato qualcosa che mi è rimasto sempre dentro. Dopo tanti anni, questo ragazzo era lì a dire a me: come mai ricordassi il nome di quel ragazzo? Me lo ricorderò per sempre. Si chiamava Pontizza, lo ricordo adesso dopo 40 anni. E questo è uno scherzo della memoria,
fronte a un dramma, di fronte a una grande emozione, scattano, non lo so, dei fenomeni incontrollabili, che però fanno parte della psiche, della memoria, di fenomeni che non possiamo capire immediatamente. Io so solo che 40 anni dopo quel nome, quella persona, quel nome di un ragazzo che si chiamava Pontizia e che come mai ricordo ancora, è stata un'emozione che ha fatto ricordare molto. Posso dire, a volte le emozioni possono anche fanno ricordare, mantenere le emozioni può anche servire a ricordare. Sarà una cosa strana la malattia, sarà una cosa strana la psiche, sarà una cosa strana, però c'è, e che a volte dà anche, propone anche delle emozioni e forse anche qualche qualità. In ogni caso, io ricordo la città vostra come una persona che ha avuto queste emozioni, perché è così strana, così, non saprei chiamare come mai sono arrivato qui, seguendo questo percorso qui. Buonasera, vorrei provare a rispondere a Gianni prima di tutto. Tu ce l'hai spiegato adesso, Gianni, come hai fatto ad arrivare qui, guidato dalle emozioni. Tu hai cominciato lanciandoti nel vuoto a Pisa e hai continuato a farlo durante tutta la tua vita, in situazioni diverse, in occasioni diverse, con modalità diverse. Tu ti sei sempre lanciato. Non hai mai avuto paura di affrontare le sfide della vita. Ecco, vorrei riprendere alcuni termini che sono stati usati questo pomeriggio, che mi sembra particolarmente significativi. Si è parlato di sfida. Tu, Gianni, hai sempre accolto tutte le sfide di vario tipo che la vita ti ha messo davanti, ma l'hai accolta con forza, con entusiasmo, con resilienza, direi, riprendendo il termine che ci ha introdotto Anna, dandoci veramente un bellissimo esempio di vita resiliente. Il libro è già stato commentato ampiamente, quindi io preferirei dire queste ultime parole a conclusione di questo pomeriggio, per poi eventualmente lasciare la parola alla platea, che vedo paziente interessata, semplicemente raccontandovi delle cose che non sono scritte sul libro. Il pomeriggio di oggi si è aperto con l'emozione di Gianni è sempre, e l'emozione credo che sia veramente la parola chiave di questo pomeriggio, non solo di Gianni perché è l'autore, ma di tutti noi che abbiamo commentato il suo libro in generale, la sua avventura, me compresa, che sto parlando adesso. Vorrei raccontarvi qualcosa della precedente presentazione del libro, che è avvenuta a Torricella, appunto il paese di Gianni. Gianni ha esordito, iniziando il suo intervento, dicendo che si era preparato uno scritto per l'occasione, ma che poi l'aveva messo da parte e avrebbe parlato a braccio. E anche oggi, pur avendo preparato uno scritto molto bello, molto interessante, che ha letto all'inizio, poi non ha resistito in realtà alla tentazione di parlare a braccio. Perché? Perché lui è così e non ha avuto nessuna difficoltà a farlo, ci ha raccontato con un'estrema precisione, con la precisione delle descrizioni di cui parlava, che prima commentava Anna Canova, questa bellissima immagine così significativa
significativa della sua vita, questa esperienza da paracadutista, il lancio nel vuoto, che lo collega emotivamente alla nostra città. Quindi noi siamo felici di abitare vicino a quei prati di San Rossore. Modo collegati a un'esperienza così importante emotivamente per te. Tu chiedi, ma c'è un filo conduttore che mi porta qui? Certo che c'è il filo conduttore, Gianni. Tu concludi il tuo libro parlando della magia della scrittura, che tu scrivendo questo libro hai conosciuto la magia della scrittura. Forse la risposta alla tua domanda può essere questa, cioè che la scrittura innesca veramente una magia che parte da tante parti, anche molto lontano, anche qui a Pisa, magari certamente non l'unico luogo, poi ce ne saranno tanti altri anche più significativi, però credo che sia questo, è quello che io ti posso raccontare, ti racconto volentieri oggi perché possiamo scambiarci delle emozioni, è che anch'io nel mio piccolo, come familiare, ho potuto sperimentare questa magia della scrittura. Nel gruppo di familiari gestito da Anna Canova, di cui si parlava prima, noi abbiamo fatto delle esperienze, degli esercizi molto interessanti. Per chi avesse voglia di dare un'occhiata, poi ho elaborato, diciamo, una versione ad hoc per questa occasione. In cui con diciamo, dei semplici schemi, dei semplici esercizi che derivano proprio da Duccio Demetrio, di cui si è parlato precedentemente, noi abbiamo fatto l'esperienza di raccontarci in maniera semplice, in maniera immediata, in maniera emotiva, come con tante pennellate, diciamo, messe accanto una all'altra, costruire una sorta di piccolo ritratto, ma ritratto istantaneo, proprio emotivo. È stata un'esperienza estremamente interessante in cui mi sono sorpresa, diciamo, anch'io della velocità con cui la Biro procedeva sul foglio, Gianni, ti posso raccontare, e mi sono accorta che anche in pochi minuti, in poco tempo, riuscivo a mettere accanto tante cose che nella vita in realtà erano distanti, alle quali soprattutto non siamo abituati a pensare, non siamo abituati a pensare quotidianamente, ma che abbiamo dentro, come è stato anche detto, c'è tutto dentro. La questione credo che sia la modalità di accesso alle informazioni, alle emozioni, ai ricordi che abbiamo dentro. E sono perfettamente d'accordo e diciamo, ecco, queste esperienze sono sempre comunque esperienze che richiedono un pochino di coraggio, credo, nel senso di mettersi in gioco, di volersi mettere in gioco e di accettare, di confrontarsi con quello che abbiamo dentro, che può essere qualche volta anche un po' scomodo o comunque non facile. E quindi direi che assolutamente sono d'accordo con la definizione che è stata data di questo libro coraggioso e per questo ti faccio di nuovo i complimenti, Gianni. È assolutamente un libro coraggioso quello che hai scritto, è un libro molto bello. Non mi piace usare la retorica dicendo che oggi ci hai di nuovo dato una grande lezione, come spesso si sente dire. Io cambierei semplicemente l'aggettivo, direi che oggi è stata proprio bella la lezione, se così la vogliamo chiamare. È stata molto colorata. Mi piace concludere così, con questa parola, con i colori delle emozioni, il mio intervento. Ti ripasso il microfono, casomai tu volessi dire di nuovo qualcosa, per poi passarlo alla platea. Direi di passarlo alla platea. Innanzitutto, appunto, l'ultimo intervento è stato fatto da Anna Capaccioli, che, come ha detto, è familiare e caregiver anche.
e assistente di base anche, no? Sì. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, noi siamo qua a disposizione, altrimenti leggerei un altro brano e poi magari possiamo interagire diversamente. C'è qualcuno che vuole parlare? Avete richiamato, credo giustamente, il ritorno al tema del libro. Se il tema del libro è la memoria, no? La memoria anche per le generazioni, a pagina 61, certo, si lasciarono sul tappeto molte delle cose che si erano conquistate negli anni precedenti, come il costo della mensa. Io sono una partita IVA, no? Dunque io sono fra quelle che pago l'IMS e tutto, insomma, sicché il lavoro è cambiato e forse va anche bene che le fabbriche chiudano, no? Cioè, insomma, c'è tutto una... Ma comunque, come il costo della mensa interna, che era molto basso e che invece fu raddoppiato, la cancellazione del servizio sanitario interno, di cui tutti i dipendenti usufruivano, servizi come i prelievi del sangue, le cure dentistiche, oppure i servizi radiografici e le colonie per i figli, mi viene a mente Olivetti, la splendida esperienza, no? E all'interno della fabbrica vi erano organismi addetti al tempo libero, c'era la bocciofila, il campo di calcio per i figli dei dipendenti, la piscina estiva e il campo da tennis, quando il sindacalista diceva che ci hanno separati e non ci incontriamo più, perché così non possiamo più parlare. Oh, però c'è Facebook, eh? E certo che il lavorare in fabbrica è sempre stato duro, insomma, parla dei turni di notte e dice a un certo punto che però io e i miei compagni di lavoro potevamo attraverso la biblioteca interna trovare buone letture a portata di mano. Il teatro alla Scala di Milano, a quei tempi, parlo degli anni 70, riservava quote di biglietti per i dipendenti di molte fabbriche. Non so se sia ancora così, non credo, Gianni. Credo di no. E però dice, in ogni caso posso affermare con certezza che io e mia moglie Claudia siamo andati alla Scala in quegli anni in virtù del fatto che ero un operaio, credo ci sia scritto, sì, un operaio del Celenza. Dunque la volevo ringraziare della sua presenza e della memoria che ci dà, perché ne abbiamo bisogno, la generazione mia, io sono del 60, dunque insomma, quando lei vive, quando vive queste cose, io ho 15 anni, ma soprattutto per i giovani, che veramente sono un bacino di sfruttamento e anche forse non comprendono nemmeno come potrebbe essere e come è stato, solo che a un certo punto si è interrotto. Poi la ringrazio molto. E ora devo andare a lavorare. Grazie per questo intervento, veramente molto interessante. Io concluderei, se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, con una lettura, con una riflessione, se qualcuno di voi vuole. Ecco, allora, ecco. Io avrei scelto questa. Riportando un po' al valore curativo della scrittura, in qualche modo, rigenerativo, ecco. Intanto sono sempre impegnato a portare avanti questa storia autobiografica. Ci lavoro sopra con molte lentezze. Mi piace così. Non ho la necessità di arrivare al più presto alla fine del racconto. Sono in fondo un anziano signore, ma anche un giovane scrittore che non ha dimestichezza con i meccanismi dello scrivere fluente. Scrivo con affanni e grandi vuoti di ispirazione, a cui però possono seguire momenti di grande fluidità e slancio creativo in cui la penna scorre da sola. Sono molto disordinato e mi arrabbio con me stesso,
ma sono testardo, perché nonostante tutto mi piace questa strana avventura tutta vissuta tra le pareti domestiche. Ma è tra queste pareti domestiche che posso tuttavia proporre una descrizione del contesto del territorio, legandola anche alle vicende familiari. Mi sembra che sia giusto così. Sono le mie vicende familiari di tutta normalità, ma ho la presunzione di credere che proprio dalla normalità quotidiana si possono individuare le caratteristiche del nostro tempo. Quando si cambiano luogo e abitudini, si cerca sempre, o almeno per me è così, di non recidere il proprio passato, le nostre abitudini, le proprie amicizie. C'è un passato che non ti senti di respingere, senti anche l'esigenza di ritornare, almeno ogni tanto, nei vecchi luoghi in cui hai abitato e in cui hai trascorso un pezzo di vita. E questo è proprio una sua, tra virgolette, confessione, no? Di come la scrittura possa in qualche modo rivitalizzare, ma nello stesso tempo anche farti ricordare e essere assorbito anche nel tempo in cui vivi, no? Questo riportare anche alle caratteristiche del nostro tempo e questo, questa anche confessione della fatica che sia dello scrivere. Ecco, io che in realtà scrivo poesie, se posso ti vorrei dare un consiglio per il futuro, siccome questo hai detto che è stato un libro, è un libro biografico dove te hai fatto per sforzarti di raccontare a te stesso oltre che agli altri, no? E quindi hai posto in essere una razionalità, hai sforzato la testa, no? Perché, come dici te, non sempre è tutto in cronologia, anche se noi qui leggendolo si capisce tutto benissimo, è proprio un libro di storia nel vero senso della parola, perché in realtà la malattia è solo nell'ultima fase e quindi con leggerezza, è veramente un libro scritto bene, non c'è assolutamente nulla qui di malattia dentro, no? È proprio un libro di storia. Ecco, io invece dico, io che scrivo poesia, come consiglio, se vuoi, fra virgolette, man mano che puoi andare avanti nelle cose e non c'è bisogno poi di sforzarti, di mettere insieme con la ragione, no? Perché quello che conta poi alla fine, anche per mettere sulle cose, anche le analogie, i grandi salti, più che ricercare sempre la razionalità, puoi cercare invece l'illuminazione, quello che dicevi prima, quel ragazzo che ti è apparso lì nel paracadute, no? Cos'è che in quel momento ti colpisce come una lama? Scrivi quello. No, non c'è bisogno di collegarlo per forza a tante altre cose, perché la poesia poi alla fine è così, il verso è così, cioè ci trovi l'arrotondare della parola, no? Il linguaggio che si trasforma, non è più un'espressione della razionalità, ma un'espressione dell'istinto. È l'amore, è la passione che ti hai messo per tutta la tua vita nelle vicende storiche, politiche, familiari, che si trasforma in quella stella che magari lo vedi in quel momento lì, no? Non c'è bisogno sempre per tutta la vita di ricercare cose solo con la mente, cioè l'anima viene fuori anche in tanti altri modi e te ce n'hai da vendere, insomma, veramente. E a proposito di poesie, vorrei leggere per salutare Gianni una poesia che ha scritto Marie Gendron, che è una gerontologa belga che ha fondato un sistema di assistenza per i malati di Alzheimer e per i loro familiari, e che è una persona particolarmente interessante in questo contesto, perché lei è partita proprio dall'esperienza personale sul campo, prima come infermiera, poi diventata medica gerontologa, ha vissuto anche l'esperienza di familiari. Questo libro racconta anche un po' la storia della sua mamma. La poesia si intitola Le lacrime della memoria. Scusate, mi tolgo gli occhiali per leggere. È dedicata a te, Gianni. Ah sì? Eh sì, assolutamente. Amo queste persone strane. Vuoti sempre più profondi si aprono nella loro memoria.
vuoti che si riempiono di paure, presenti o passate, di ferite mai rimarginate, vuoti che allontanano divieti e regole, nei quali affiora un impeto di verità. Questa verità che ci accomuna tutti, quando le maschere si sciolgono. Verità nuda, cruda, intollerabile, talvolta crudele. Verità che ama e odia liberamente. Quello che la ragione camuffa, l'Alzheimer lo porta alla luce. L'inconscio si fende, le ferite nascoste riaffiorano. Le foto appassite riprendono vita, così come i sogni rivelano quello che non diciamo di giorno. Il tempo passato diventa presente e il presente non è che distante. Amo queste persone strane, la loro ragione sragiona, sono i delinquenti della commedia umana. Il cuore non soffre di Alzheimer. Capta l'emozione e dimentica il fatto, coglie l'essenziale e trascura l'accessorio, sente la falsità dei gesti e delle parole, fugge il potere e reclama la tenerezza. Più condivido la loro vita, più sento vuoti altrettanto profondi dentro di me. Li chiamano confusi, eppure, senza saperlo, violentemente riflettono le mie parti d'ombra e di luce. Diventano il mio stesso specchio, specchio delle mie pene mascherate, dei miei desideri nascosti, delle mie fantasie represse, della mia libertà con le ali spezzate. Amo queste persone strane, hanno nostalgia della loro infanzia così come si ha nostalgia di un paese. Cercano, cercano fino al giorno in cui il loro silenzio diventa un grido insopportabile. Amo queste persone strane. Come riuscirò a vivere senza di loro? Come? Come? Noi non vogliamo vivere senza di te, Gianni. Torna presto. Scusa Gianni, posso dedicarti anche io una mia poesia? Finire, eh? Che in realtà avevo scritto per mio padre, che ha fatto un ictus, che anche lui è tuttora vivente e ha un deficit cognitivo, è rimasto. E io l'ho scritto così. Dal ventre di un antico garage, ruggine sulla saracinesca e pareti ammuffite, chissà cosa risale alla luce. Secchielli e palette del mare, retini per pescare, vecchie pagelle e la prima cartella di scuola di pelle rossa, barattoli di latta e pezzi di stoffa. Mi ricordano una lotta tra le cose per rimanere vive, per non scomparire. Ma è la memoria che non torna, rimane nascosta nei meandri della mente, dove tabula rasa. Non c'è più niente, solo di ciò che è importante rimane un bagliore, una luce, di chiavi a mazzetti, di oggetti, tanti oggetti, di plastica, di legno, di ferro, oggetti senza senso oggigiorno, oggetti senza ritorno. Grazie.